Grazie, per favore un attimo di silenzio perché la riunione è già in corso, qui ci sono naturalmente già dei fermenti, ci sono delle chiacchiere, però prima di iniziare il programma di stasera, dopo aver augurato la buonasera a tutti, vorremmo soltanto ricordare tre giovani che in questa settimana sono andati sulla Luna e sono tornati senza arrivarci, ma che comunque vogliamo salutare, vogliamo che ci hanno tenuto alcuni giorni in ansia e quindi vogliamo salutarli con un applauso se volete. Ecco, e dopo questo applauso vogliamo anche dire che oggi c'è il vero pubblico di Speciale per voi, cioè un pubblico formato soprattutto da ragazzi come tanti ragazzi d'Italia, mentre la scorsa settimana c'era un pubblico formato soprattutto da personaggi, da gente dello spettacolo, c'erano ben 40 componenti dei complessi, questa settimana abbiamo un pubblico di ragazzi, studenti, lavoratori, eccetera, eccetera, eccetera. Direi di iniziare, se il regista è d'accordo, con la nostra sigla filmata, come è nostra abitudine. Eccola. Porco cane, sei brutto forte, sai? Non sappiamo quello che succederà. A chi bisogna chiederlo? Perché la faccia più antipatico ancora sarà lui. No, Cribbio, non rompiamo. Perché dici io? Se figura come te. Momento, ragazzi, ci sono dei tumulti. Stiamo cercando di fare un dialogo. Che cosa attribuisce il suo successo, visto che non ha una gran voce, non ha femminilità e non ha una gran personalità? Thank you. Un consiglio abbastanza scemo per persone sceme, direi. Un momento, parliamo un asino alla volta. Sto parlando io. Dunque. Frasi più belle, più delicate. È andato la prima partita che facevi più meglio. Il giovane pilota dello spazio. Guardavo il mondo che girava intorno a me. Abbiamo anche noi degli impegni seri da rispettare in questa vita. Teresa. Santa Caterina dei pastai. Caterina, un attimo, eh. È fatta così, però la gengiva campagnola. No, ti giuro, Vedrete che io non piangerò. Ma cosa credi di essere? Il baccalà. È aromatico, sa. Silenzio. Via. Oh! Bene, conclusa la sigla anche questa settimana, due brevissime precisazioni, cioè noi non stiamo in uno studio televisivo, siamo in un circolo, effettivamente, quindi siamo con le squadre esterne della televisione. Vorrei dire anche che oggi abbiamo degli ospiti d'eccezione, non so se elencarli subito oppure... C'è qui vicino a me, l'avrete riconosciuto certamente, Roberto Carlos, poi c'è anche Paolo Villaggio che mi fa segno che vuole essere applaudito. Non c'è bisogno, si è fatto un applauso. Poi c'è Gianni Morandi, poi ci sono i Four Kens. C'è un po' di paura, la gente che per la prima volta viene ripresa dalle telecamere ha naturalmente molta paura, e non solo quella che per la prima volta viene ripresa dalle telecamere, anche quella che per la, non so, dodicesima, tredicesima volta. Veniamo a Roberto Carlos. Roberto Carlos è uno dei più grossi personaggi della canzone mondiale, direi. Roberto Carlos è, credo, il numero uno brasiliano, un cantante che è diventato quasi un mito in Brasile. Credo che ci sia lui e Pelé in Brasile come miti supremi, no? Senti, Roberto, noi sappiamo molto di te perché lo abbiamo letto sui giornali, però pochissimo è stato detto di te alla televisione. Per esempio, tu come nasci?
come nasci? Cioè, sei di famiglia agiata, sei ex lavoratore, sei stato studente, non sappiamo niente, diciamo che non sappiamo niente. Bene, il mio padre lavorava con relogio, come si chiama? Orologiaio. 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 Sì. E la mia madre lavorava con vestiti. Sarta? Sì. E basta. Sì. E poi tu così sei entrato nel mondo della canzone come? Cioè io so che tu hai fatto un programma televisivo. Hai fatto un programma, ma per essere chiamato a fare un programma televisivo, naturalmente, non so, avrai avuto un successo, che hai fatto? Bene, io ho cominciato a cantare a 9 anni di età. E professionalmente a 18 anni. La prima volta che ho cantato a televisione avvia diciette, come si parla? Avvia? 17 anni. Ah, 17 anni. 17 sì, anni. Grazie. So che tu facevi un programma di gran successo che si chiamava La Guardia Nazionale. Ah sì, questo io avevo... La Giovane Guardia. 23 anni. È un programma che si chiamava Joven Guarda e il titolo si cambiò per un movimento de giovani. Movimento musicale? Sì, un movimento musicale. Oggi la musica, la canzone che canto in Brasile si chiama la canzone del Joven Guarda. Della Giovane Guardia. Vabbè, noi faremo delle domande a Roberto Carlos per sapere qualcos'altro di lui. Come dici? Io non so parlare italiano. No, ma è molto bello il tuo linguaggio, il tuo modo di esprimerti. Senti, direi di scaldare un po' l'ambiente, che tra l'altro è un po' teso perché non è che ci conosciamo tutti, con una specie di collage dei tuoi più grandi successi, di un piccolo montaggio delle tue canzoni, no? Con sì. La chitarra. Per esempio... De hoje em diante vou modificar o meu modo de vida. Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor. Veloce como il vento, io correvo verso te. La strada sempre uguale, scompariva gli occhi miei. Ma a che serve volare, sempre volare, quando l'amore non aspetta più te? Estou amando loucamente a namoradinha de amigo meu. Sei que estou errado, mas nem mesmo sei como isso aconteceu. Dia sem querer, olhei em seu olhar e disfarcei até pra ninguém notar. Eu disse adeus. Nem mesmo eu acreditei, mas disse adeus. E vi cair no chão todos os sonhos meus. E disse adeus às ilusões também e aos sonhos meus. Eu disse adeus. Come si chiamava la prima? Quero che va tutto pro inferno. Quero che va tutto pro inferno? Non l'hai fatta. Sì, posso fare. Ah, vediamo. Ah, come comincia? Di che vale o céu azul e o sol sempre a brilhar? Se você não vem e eu estou a lhe esperar. Só tenho você no meu pensamento e a sua ausência é todo o meu tormento. Quero que você
me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. Io direi di cominciare a parlare con Roberto Carlos. Prima voglio dire soltanto una cosa, una precisazione. Cioè che stiamo, pare, lentamente riscoprendo la musica brasiliana, il fascino della musica brasiliana, una musica peraltro molto vicina a noi che siamo latini come loro. Non so, la televisione manderà in onda al più presto uno show di Wilson Simonal. Tu conosci Wilson Simonal? Sì. Che sai dirci di lui? Ah, bravissimo, un bravissimo cantante, Simonal. Bravissimo. E poi è venuto in Italia, sai, Elsa Soares. Elsa Soares, ha sì. avuto un grande successo, è venuto qui a Roma, a Milano. Benissimo, quindi cerchiamo di avvicinarci alla musica brasiliana, che è una musica sentita, una musica genuina, una musica che è raffinata e anche istintiva, no? Comunque, se vogliamo parlare con Roberto Carlos, siamo prontissimi. Fra tutte le sue canzoni non c'è una canzone un po' allegra, perché tutte quante sono un po' noiose, lente, qualcosa di vivace? C'è uno che dice che le tue canzoni sono un po' noiose e un po' lente, e se non c'è una canzone allegra, qualcuno già dice no. Sì, c'è la moradinha di un amico mio, La donna di un amico mio, è una canzone allegra. La donna di un amico mio. Non sembra proprio che sia una canzone allegra, Dicono che non è una canzone allegra. Due ragazzi sì, che si litigano una ragazza. Ma questo è comico, anche comico. È stato letto, no, sul giornale, che Roberto Carlos in Brasile possiede molti ettari di terra, no? Ma che coloro che lavorano sotto di lui si muoiono di fame, è vero? Io non ho capito. Dice che tu in Brasile sei molto ricco e hai della terra, capisci? Che però i tuoi operai, i tuoi contadini, guadagnano molto male. Così hanno letto sui giornali, è vero? No. Io non c'è operario. E la mia terra, la terra che c'è a Mato Grosso, non è una azienda. Non è un'azienda. Un'azienda. È una terra che si può fare, si può fare nel futuro un'azienda. E non c'è operario ancora. I persone che lavorano con me lavorano nei miei spettacoli, capisci? Sì. Nella vita artistica. Beh, che sì, e ganano bene. C'è Villaggio che chiede una domanda, timidamente, come non fa sì, mai. Sì, mi sembra che sia abbastanza in malafede, forse questa risposta del mio amico, posso dirlo amico? Sì. 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 Carlos, cioè io penso che questi artisti che guadagneranno difficilmente poi saranno convinti dallo stesso Carlos a lavorare la terra, perché è abbastanza difficile passare, no? Questa è una battuta, diciamo, no, una battuta. Qualcuno potrebbe equivocare. No, in realtà non era proprio una battuta, volevo solo confortare la tesi della ragazza, la quale si è attaccata abbastanza decisamente una situazione che è innegabile, no, in Brasile. Ma però, a difesa di Roberto Carlos, non si può dire che la colpa è sua, cioè non è lui che può risolvere la situazione. La situazione è molto più complicata, e quindi benissimo che Roberto Carlos continui a cantare e non a lavorare la terra, che sarebbe abbastanza disdicevole forse. Bene, allora io direi di concludere. E di salutare Roberto Carlos, che è un altro dei grandi cantanti di tutto il mondo che è venuto a trovarci, di salutarlo con la sua stessa canzone, una canzone che adesso mi permetto di fare un giudizio personale, secondo me è molto bella, è una canzone che lui canterà sulla base, no? Sì. Canterà sulla base, quindi possiamo... I fiori del giardino di casa nostra sono tutti morti di nostalgia per te. Le rose che coprivano la nostra strada non vogliono più vivere così. Ma gli occhi tuoi per me non moriranno mai. Queste mie lacrime non
possano spegnerli, no, no, quegli occhi tuoi non moriranno mai. Ti sento accanto a me, invece non ci sei. Le cose che erano nostre sono finite. Il pianto ha fatto il nido accanto a me. Le luci delle stelle si sono spente. L'inverno delle piogge è incominciato. Le nuvole da bianche sono nere. Il nostro cielo azzurro dove andò? Il vento ha ucciso tutti i fiori e il mio amore è morto accanto a te. E sì, ma gli occhi tuoi non moriranno mai. Queste mie lacrime non sanno spegnerli, no, no, quegli occhi tuoi non moriranno mai. Ti sento accanto a me, invece non ci sei. Ma non importa, dopo la pioggia verrà un'altra donna per me, un'altra donna. E sì, ma gli occhi tuoi non moriranno mai. Queste mie lacrime non sanno spegnerli. No, 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 quegli occhi tuoi non moriranno mai. Sento accanto a me, invece non ci sei, no, no, no.